Bentrovati a Design Diffusion News, questa settimana incontreremo il designer Giulio Iacchetti, andremo nello showroom Marras per parlare con Efisio Rocco Marras e poi vi porteremo all'interno della cucina del ristorante Contraste. Ma iniziamo con Giulio Iacchetti che ci ha accolto nel suo studio e ci ha raccontato un po' di sé. Il progettare è un modo di... Io penso addirittura a un modo di vivere, cioè mettere in fila i problemi, le asperità, le complicazioni e risolverle. Ecco, saper leggere anche, diciamo, i fatti della tua vita, certe tue adesioni spirituali, ideali, e non abbandonare questi pensieri, ma riprenderli, ricucirli, per me ha un significato importante. Portare il design a tutti è una sfida meravigliosa, portarlo alla, come si può dire, alla portata di tutte le tasche, ma anche di tutti i cuori, di tutte le teste, perché non è solo una questione economica, far percepire la qualità, portare la qualità significa farla percepire come tale. Se noi abbiamo questo tipo di comprensione, allora il problema non sarà più solo economico, o perlomeno l'aspetto economico sarà una parte, ma faremo un gesto di giustizia, credo, di libertà, attribuendo il giusto valore al lavoro delle persone, ai materiali, alla coerenza del progetto, eccetera, eccetera. Il tavolo di un progettista, anche se questo è un tavolo delle riunioni, è già emblematico dei progetti in corso, delle cose che si fanno. Però anche il tavolo trattiene non solo progetti in corso, oggetti, eccetera, ma anche cose che per me sono ovviamente affini e di utilizzo, ma che ogni volta che utilizzo mi fanno sentire meglio. Per esempio, mi piace fumare la pipa e adesso l'ultima acquisizione, ma è proprio l'ultima della collezione che mi mancava, è la pipa Optimal di Joe Colombo. Poi mi piace in questo scaffale raccogliere oggetti di varia natura, ovviamente solo in parte progettati da me, ma sono oggetti che per me sono di grande ispirazione, oggetti di Enzo Mari, oggetti di mio nonno che aveva intagliato il legno e realizzava quei candelabri in legno dorato, che per me sono stati l'inizio di tutto, quando vedevo mio nonno agire su quei pezzi di legno trasformandoli in oggetti così pregiati, ma devo dire anche lontani dal mio gusto ormai. E poi altri elementi come la palla da bowling, insomma mi piace raccogliere qua dei prodotti, delle storie di oggetti che sono delle antenne potenti che trasmettono una certa qualità, un certo modo di risolvere il problema e che, ecco, che per un progettista sono veramente un nutrimento. Ed ora parliamo di moda con Barbara Tassara che ha incontrato Efisio Rocco Marras, figlio di Antonio Marras. All'interno di Circolo Marras, in via Cola di Rienzo a Milano, fra giardino, showroom, negozi e spazi creativi, stiamo per incontrare Efisio Rocco Marras, il direttore artistico di AM Isola Marras. Ho indirizzato fortemente dai miei genitori a fare il liceo classico, non ho avuto molta scelta, ma una decisione sofferta all'inizio da adolescente che invece adesso, della quale adesso sono molto contento e per la quale ringrazio tuttora i miei genitori. Dopodiché ho fatto questa prova assurda di andare a Parigi alla Parsons e iniziare a studiare. Ho fatto il primo anno di foundation dove ho provato a fare di tutto, da fusione del bronzo a scrittura creativa, progettazione 3D e chi più ne ha più ne metta. Alla fine ovviamente non sapevo cosa fare, volevo fare tutto e in qualsiasi momento tutto insieme, ma grazie a una borsa di studio di queste scuole americane ho fatto un semestre a Tokyo studiando cinematografia giapponese puramente, che è stato pazzesco, un semestre molto solitario, proprio di concentrazione sugli studi. E ritornato da Tokyo ho deciso che volevo concentrarmi sulla fotografia, quindi ho fatto tutto un corso di luci, portraits, post-produzione, un po' di tutto, fino a finire a New York, nel posto più figo del mondo, cioè nello studio di Mario Sorrenti, per il quale ho fatto assistente per 6 mesi. E adesso invece mi ritrovo qua in un modo o nell'altro, penso anche grazie a queste mie esperienze così molto fortunate, sono qui.
cerco e imparo e cerco di riportare in una variante super contemporanea di quello che invece è stata la tradizione delle cuciture, delle impunture, delle catene, del doppio filo, del taglio a vivo, di tutto un po' quelle tecniche che sono istituzionali e che sono ormai appurate nella moda che da un secolo tutti hanno sempre usato e continuano ad usare, e io cerco un attimo di rivederle in una chiave un po' più divertente, di immaginarmele addosso a me, ai miei amici, alle mie amiche quando usciamo. Questo è un esempio abbastanza eclatante di quello che sto cercando di fare, che con dei piccoli accorgimenti, per esempio spostando tutta la cucitura di ciò che dovrebbe stare all'interno, all'esterno, non solo rende il capo un po' più punk, un po' più rough, ma proprio gli dà un feeling super artigianale. Ogni 3 mesi qua cambia tutto. Quindi questo è tutto il corner di Isola. Questo è praticamente uno dei primi capi che ho disegnato io, che è un parca, che è il capo chiave iconico di Babbo, che l'ha sempre fatto e lo farà sempre. Qua un po' rivisitato e corretto invece con il nylon trapuntato, che è una tecnica che a me piace tanto e sto facendo anche per il prossimo inverno, con tutte le nostre stampe. Tutte le stampe fra l'altro vengono studiate da noi, abbiamo un dipartimento interno che sono proprio disegnatrici e illustratrici. Questo è il mio cane, in versione Frida Kahlo. Ultimamente è un periodo dove sto imparando tanto, tanto in fretta, però sono sicuro c'è ancora un sacco di strada da fare. Creatività nella cucina italiana e tanta passione sono queste le caratteristiche del lavoro dello chef Mattias Perdomo, che ci ha accolto nella sua cucina, quella del ristorante Contraste. In questo momento quello che stiamo cercando di fare qua a Contraste è di uscire un po' dagli schemi e cercare un attimo di mettere, come sempre deve essere ed è stato, ma ultimamente un po' si è persa, è quella del centro dell'attenzione totale, è il cliente, l'ospite. Noi per quello lavoriamo millimetricamente, cercando di mettere loro al centro dell'attenzione. Quella è la mia felicità più grande, quando loro vanno via sono contenti. La cosa che è importante è che ci sia armonia e coerenza, secondo me. Cioè, a volte si ci pensa troppo al design o all'estetica e si ci dimentica che è un atto molto intimo il mangiare, cioè tu stai ingerendo una roba, è un atto di fiducia enorme, dove comunque il cliente, l'ospite in quel momento sta mettendo dentro del suo corpo una cosa che tu hai preparato. Quando sei riuscito a ricreare una ricetta e ti manca la parte estetica, diciamo che comunque manca un pezzo importante. È abbastanza, diciamo, tutti i sensi, quanto più uno possa svilupparle meglio è. Per cui l'estetica è una cosa che noi, non è l'ultimo pezzo, ma non è neanche il primo. Devono essere tutti una serie di componenti che fanno che il piatto sia armonioso. Per noi cuochi il piatto che più ci identifica è sempre l'ultimo, no? O quello che verrà. Nel senso che è un po' un amore su ogni piatto, è un amore che nasce e dopo diventa quasi una lotta con quel piatto che la gente viene a cercare, ma tu, cioè, già lo conosci, è come un matrimonio di 50 anni, cioè alla fine lo ami ma lo odi allo stesso momento, perché vuoi cambiare, vuoi rigenerare, vuoi piatti nuovi. Per cui, diciamo, è l'ultimo piatto, è sempre la novità, è sempre la parte che ti rappresenta di più quando è chiuso e finito il piatto. Diciamo che qua la donata alla bolognese potrebbe essere uno dei piatti che in questo periodo della mia vita, in questa nuova etapa di Contraste, ha fatto più uno scalpore, la gente lo viene a cercare, come anche forse il Pulp Fiction, che è un dolce molto ironico, con un contrasto di ironia fra un film e una realtà, servito in un modo speciale e dopo alla fine molto leggero, solo profumato,
che è un contrasto di quantità, poi ti arriva una roccia di cocco che alla fine è solo profumo. Mood Studio ha disegnato una serie di pannelli fonoassorbenti che evocano l'idea di uno scarafaggio, reinventando l'immagine dell'insetto e rendendolo bello e colorato. Sono state create 12 varianti del prodotto con diverse configurazioni ed una varietà di colori. Il calice Bubble sembra una bolla di sapone che varia nelle dimensioni ma mantiene le caratteristiche del classico bicchiere di vino. Il bicchiere è realizzato dallo studio Kanz Architetti, che gioca sulla matericità con forme irregolari ed equilibrate. Coloratissimo e dalle dimensioni contenute, il Puff Boulet di Mayon Collection, disegnato da Lorenzo Palmeri, si distingue per il suo design a forma di fungo. Boulet è anche disponibile in versione panca e in un'ampia gamma di tessuti originali per personalizzare l'ambiente domestico. Il 25-26 novembre torna Design Circus in versione Christmas Edition 2017. L'appuntamento è presso l'atelier di Corso Como 5 a Milano. Il 29-30 novembre torna a Milano Architect at Work. Tanti i seminari in programma al Centro Congressi MICO. Tutte le informazioni dettagliate sul sito internet della manifestazione. Prosegue fino al 10 dicembre alla Triennale di Milano la mostra dal titolo Gilco, il design della leggerezza. L'esposizione è dedicata all'estro creativo di Gilberto Colombo. Vi ricordo come sempre che potete seguirci online sul nostro sito designdiffusion.com e sulle pagine social di Facebook, Instagram e LinkedIn. Per questa settimana è tutto. Have a Design Week!